Fabrizio Pucci, attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio. Innanzitutto, quando e con chi ha esordito al cinema, in televisione e in teatro? E qual è il lavoro al quale è più affezionato in questi tre settori? Mi chiedi proprio di tornare al Pleistocene. Dunque, in teatro io ho esordito, in realtà ho esordito da giovanissimo, a 17 anni, in uno spettacolo che è nel mio cuore, ma per altri motivi. Era uno spettacolo sul Vangelo, un musical. In quegli anni andavano moltissimo i musical sul Vangelo. E erano tutti ragazzi, 50 ragazzi, neanche pochi, che cantavano, ballavano, recitavano in scena, ed era una cosa molto, come dire, coreograficamente molto interessante da vedere, però certo erano tutti giovani attori con pochissima esperienza, me per primo ovviamente, e quella è stata la mia primissima esperienza. Il regista però era un regista importante, era Leone Mancini, che è scomparso purtroppo qualche anno fa, che era una persona di grandissima umanità, di grandissimo valore, veramente un uomo straordinario, che aveva saputo mettere insieme questo gruppo di scalmanati, di ragazzini, molto, molto divertente. Poi, diciamo, il mio primo vero spettacolo dopo l'Accademia, eccetera, è stato con la regia di Aldo Trionfo, regista che poi con cui ho lavorato moltissimo poi in seguito, ed era uno spettacolo con Bruno Cirino, perché io entrai in cooperativa con lui tanti anni fa, ed era Il diavolo e il buon Dio, un bellissimo testo di Sartre. Anche quello è uno spettacolo che mi sta proprio nel cuore. Televisione non è che ne ho mai fatta tanta, feci L'isola del tesoro tanti anni fa, dove facevo un tenentino di questa astronave, ma insomma niente di importantissimo. E come si è avvicinato invece al mondo delle voci, al mondo del doppiaggio? Qual è stato il primo lavoro importante al Leggio? Del tutto casualmente, perché io facevo essenzialmente teatro, ho fatto essenzialmente teatro per tanti anni, però come tutti i teatranti non è che hai dei periodi lunghissimi di lavoro, per cui vai, poi torni, stai fermo 2-3 mesi, eccetera. Per cui mi arrangiavo anche con un po' di radio, un po' di televisioncina, così, piccole cose. E facevo una trasmissione che si chiama Radio Anch'io, dove c'era anche la Silvia Monelli, una bravissima e straordinaria direttrice, che allora faceva la conduttrice. E sentendo, perché io recitavo dei piccoli pezzi all'interno della trasmissione, sentendo mi disse: Fabrizio, tu hai una voce molto interessante, ma perché non provi a fare anche del doppiaggio? Io faccio anche la direttrice, vieni che ti sento. Io ero molto giovane, anche allora avevo 20 anni, quindi affamatissimo di soldi. Sono andato, non so come, non so perché, io sono stato uno che ha subito avuto molta facilità col sync, non facevo fatica a andare a sync, quindi sono funzionato subito. Il mercato poi era molto ricettivo, c'era l'esplosione delle televisioni private, per cui c'era bisogno di voci, e io ho cominciato subito forte. In realtà la prima cosa che ho fatto poi da allora è stato La battaglia dei pianeti con Mario Colli, un vecchissimo direttore di doppiaggio terribile, un uomo di una rigidità e di un rigore pazzeschi. Era poi la voce di Perry Mason, la famosa voce di Perry Mason, quindi stiamo parlando veramente di un'altra epoca del doppiaggio. E qual è stato il percorso insieme alle società, e soprattutto se c'è stato un modello vocale o di attore a quale si è ispirato per la sua carriera di doppiatore? Modello del passato? Ma il modello del passato per me rimane sempre e comunque Peppino Rinaldi, anche se ho una stima infinita per molti altri suoi colleghi, miei colleghi ormai, come Locchi, come Colizzi lo stesso, come, vabbè, ce ne sono tanti adesso, chiaramente sono talmente tanti e talmente tanto importanti i nomi che uno non se li ricorda tutti, ma per me Peppino Rinaldi rimane il più straordinario animale da doppiaggio che io abbia mai conosciuto. Ho avuto anche la fortuna di dirigerlo ai tempi quando stavo in Pumais per un paio di film,
E devo dire che è un'emozione pazzesca, perché lui aveva un istinto della battuta, aveva un istinto dell'aderire all'attore, che era veramente unico. Io non ho mai visto nulla di simile, mai più. E poi lui aveva questa capacità mimetica, lui diventava l'attore che interpretava. Jack Lemmon era Jack Lemmon, Paul Newman era Paul Newman, Peter Sellers era Peter Sellers. Uno poteva capire chi stava doppiando sentendolo da una stanza all'altra, senza vedere l'immagine, però sapevi che era Jack Lemmon, per dire. E questa è la sua capacità più straordinaria, secondo me. Per me è stato il più grande, non c'è dubbio. Lei ha prestato la voce in tanti ruoli importanti, vorremmo approfondirne alcuni. Primis Brendan Fraser nella saga della Mummia, un attore di successo, sì. Grandi produzioni blockbuster, amatissime dal pubblico. Ecco, prestare la voce a questi grandi prodotti che poi hanno un grande successo al cinema, cosa vuol dire? Beh, cioè, è una soddisfazione, è chiaro. Siamo pur sempre attori, nonostante a un certo punto uno decida di rientrare nell'ombra. Però è comunque una cosa che ti fa piacere. Lui, devo dire, è stato un attore a cui ho dato la voce molto volentieri. Lo chiamavamo il bisteccone tra di noi. E l'ho cominciato a doppiare appunto quando sono entrato in Pumais, che è stata forse l'esperienza più lunga e più formativa della mia carriera con Renato Izzo, con cui mi sono anche imparentato, avendo avuto una lunga storia d'amore con la figlia, con Giuppi. Abbiamo anche generato a nostra volta una figlia, Niche. E insomma, niente, l'ho cominciato a doppiare lì, in quel periodo della Pumais. Poi è un attore che mi sono portato appresso, come tanti altri. E tra i tanti altri, Russell Crowe, abbiamo scelto, non potevamo non scegliere, A Beautiful Mind. Vorremmo da lei un racconto della lavorazione di un doppiaggio di un film così profondo, che tra l'altro poi è stato anche premiato agli Oscar. È stato uno dei film più faticosi della mia carriera da doppiare. A parte il fatto che con Fiamma Izzo lavorare è sempre comunque faticoso, perché è una direttrice che pretende moltissimo e che tende sempre a ricreare la situazione così come si presenta sull'immagine. C'è quella scena famosa dove lui sta con la camicia di forza e cade, e Fiamma mi ha legato e mi ha fatto recitare sdraiato per terra col microfono messo giù. Insomma, è stata faticosa fisicamente, ed è stato faticoso anche da un punto di vista dell'interpretazione. C'è tutta la parte, diciamo, in cui lui è vecchio. Io ho lavorato con una paradenti per simulare un po' l'effetto della dentiera e poi interpretare appunto uno schizofrenico non è semplice. Devi avere una grande capacità di cambiamento. Come è stato un bel altro lavoro. Ruolo intenso, Tom Hanks in Era mio padre. Vorremmo in merito un ricordo di Renato Izzo come uomo, come artista, perché in questo caso è stato anche doppiatore, un ricordo a tutto tondo, se possibile. Renato era straordinario. Era straordinario come uomo di spettacolo, come uomo d'arte, come artista. Era veramente un genio nel suo genere. Chiaramente parlare di genio in questo mestiere, che in fondo è relativamente tecnico, è sempre un po' un azzardo, però lui lo era veramente un genio. E poi era una straordinaria persona da un punto di vista umano. Era un uomo di una generosità straordinaria, incredibile, veramente un uomo di grande cuore. Poi aveva anche un carattere tremendo, per l'amor di Dio. Quando si arrabbiava era un casino, cioè bisognava veramente cercare di sparire il prima possibile, perché diventava una tempesta. Ma umanamente era veramente un uomo straordinario, e soprattutto appunto un direttore di una bravura pazzesca. Io non ho mai lavorato con nessuno, lo posso dire senza timore di fare torto a qualcuno, nessuno così
così bravo come lui. E io ho lavorato con tutti, ho lavorato veramente con chiunque in questo mestiere, anche con i direttori storici, ma lui aveva veramente un qualcosa in più. E infine Hugh Jackman, che è un grande attore, molto popolare nella saga degli X-Men, amatissimo dal pubblico, è in preparazione un nuovo film su questa saga, quindi ecco, cosa vuol dire doppiare un eroe d'azione, quindi lontano? Ma lui non è soltanto un eroe d'azione, in realtà lui è un po' un attore che si sta, secondo me, che noi stiamo scoprendo adesso. Lui è veramente un attore straordinario. Io all'inizio l'avevo anche un po' sottovalutato, devo dire la verità, l'avevo cominciato appunto a doppiare in X-Men, poi da lì me lo sono trovato appiccicato addosso e l'ho fatto praticamente sempre, tranne in Australia, in cui l'ha doppiato Giannini, il figlio Adriano Giannini, se no l'ho sempre doppiato io. Ed è un attore che io ho scoperto piano piano, è un attore straordinario, è bravissimo, e infatti non è un caso che abbia avuto adesso la nomination per Les Misérables. È un attore veramente poliedrico, poi sì, nasce come attore d'azione, ma non è soltanto quello, è molto molto di più. Secondo me sentiremo parlare di Hugh Jackman sempre di più. Lei è anche direttore del doppiaggio e dialoghista. Qual è il lavoro migliore che ritiene di aver fatto come direttore? Quale come dialoghista? Augurandoci che non si tratti dello stesso titolo. Temo di sì, perché era un film che non è stato, secondo me, valutato il giusto. Ed era un film con la Emma Thompson, sulla malattia, sulla fase terminale di un tumore, si chiamava WIT, che era tratto da una pièce teatrale, ed è un lavoro che io ho fatto con grande gioia, perché era un film straordinario, una grande prova d'attrice della Thompson, e soprattutto l'ho fatto con Ludovica Modugno, che aveva fatto che è poi la voce di Emma Thompson, e casualmente lei l'aveva fatto anche in teatro, per cui è stata una magnifica collaborazione quella, anche da un punto di vista proprio letterario, perché ci siamo andati a recuperare il testo originale, lo abbiamo adattato, cioè lei mi ha dato una mano, ha detto: guarda, io ti do il copione che ho utilizzato in teatro, e io su quel copione ho preso molti spunti, devo dire, quindi credo di aver fatto un bel lavoro anche da un punto di vista appunto dell'adattamento. Era un film splendido, anzi se qualcuno se lo va a recuperare, secondo me fa un bel acquisto, cioè si vede un grande film, certo, duro, molto duro, perché è un film sulla morte di una persona, sugli ultimi giorni di questa straordinaria professoressa di letteratura inglese che muore di tumore. Ma ecco, quello forse è il film più bello che ho mai diretto. Il doppiaggio sembra, o pare proprio così, vivere un momento di crisi. Sappiamo che lei è anche molto sensibile alle tematiche che investono questo mestiere. Si avverte la crisi, quali sono i segnali, come mai si è arrivati a questa situazione, e se c'è una strada per uscirne? Io credo che sia essenzialmente colpa nostra. Cioè siamo noi che abbiamo cominciato a dare meno valore a quello che facciamo. Purtroppo c'è stato un allargamento eccessivo al numero degli attori che fanno questo mestiere, per cui si è creata una concorrenza a volte spietata, e ci troviamo di fronte a tante persone che pur di fare un ruolo, di fare una cosa, vanno a cifre che sono veramente ridicole e non ha più senso, quindi ci stiamo facendo del male da noi, questo è stato il problema vero. È chiaro che poi la committenza ne abbia in qualche modo approfittata, nel momento in cui tu butti un osso in mezzo a un branco di cani che si sbranano, è chiaro che puoi risparmiare. Soltanto da noi dipende, adesso stiamo cercando di, come dire, recuperare quello che è possibile. Abbiamo creato un'associazione nuova
per proprio ridare valore alla qualità, che è quello che dovrebbe essere il nostro mestiere. Credo che l'unica strada sia quella per tornare indietro su questo. Ma se qualcosa è successo, e qualcosa è successo, se abbiamo perso credibilità, valore, eccetera, è solo colpa nostra. Sappiamo che è in sala in questo momento, può anticiparci qualche lavoro, qualche progetto futuro, sia come direttore o come attore? Allora, come direttore ho appena finito di dirigere The Conjuring, che è un film, diciamo, dell'horror, anche se in realtà è un film di fantasmi. Però non c'è sangue, non c'è splatter, non c'è niente. Il regista è lo stesso regista dell'Enigmista, del primo Enigmista. E molto bello, veramente molto bello, fatto molto bene, fa molta paura. ma più d'atmosfera che non di, appunto, di scanna. Non muore nessuno, che è incredibile. E sto riprendendo il cartone animato di Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Devo cominciare una serie che si chiama Red Widow, bella, molto bella, una serie americana. Poi sto dirigendo un'altra serie che si chiama The League, che è molto divertente, molto politicamente scorretta. Devo fare un film su Pinochet, sempre come direttore, e poi c'è questo The Wolverine che deve partire da un momento all'altro, non so quando. Come ultima domanda, lei attore, doppiatore, dialoghista, direttore, se non avesse fatto un mestiere legato al mondo della recitazione, quale mestiere le sarebbe piaciuto fare? Il cantante. Quindi, sempre nell'area, credo. Sempre nel mondo delle voci. Sì. E allora ringraziamo Fabrizio Pucci per questo suo contributo al nostro ciclo di interviste sulla storia del doppiaggio, e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Madonna, è una cosa lunghissima. saluto tutti i frequentatori di questo sito, è un sito, e seguiteci, perché in realtà a noi fa piacere sapere che c'è qualcuno che apprezza il nostro lavoro.